Buonasera a tutti, siamo al consueto appuntamento del lunedì sera con Utopian e con il progetto Restart. Stasera abbiamo Floriana Tagliaferro, che è un avvocato del Foro di Roma, un'esperta di protezione dei dati personali, di privacy e tra i soci fondatori dell'Associazione Nazionale per la Protezione dei Dati, e anche cofondatrice del sito web Secure Your Data, appunto. Qui Floriana poi ci parlerà anche nel corso della sua presentazione. Allora, Floriana, grazie di essere qui. Tu ci parlerai del ruolo del DPO, della funzione del DPO all'interno del nuovo contesto disegnato dal GDPR, dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, e su alcune indicazioni operative, di tipo operativo. Prego. Ciao Roberto, grazie per l'invito. Parleremo questa sera di come il GDPR tratta del DPO e delle integrazioni e delle indicazioni che sono state rese prima dal WP29 e poi dai garanti europei, con particolare riferimento alle linee guida destinate ai DPO nell'ambito del progetto T4Data. Questo progetto è stato organizzato da diversi garanti europei, tra cui quello italiano, e dà una serie di indicazioni utili dal punto di vista pratico. Ora, e poi vedremo tra l'altro qualche indicazione specifica fornita dal garante per la protezione dei dati personali italiano, e andremo poi più da vicino nell'ambito come dire, nell'ambito che tratto quotidianamente, ovvero l'ambito associativo, ove sono DPO. Dunque, cominciamo dal regolamento per scoprire che la novità principale sembra essere l'introduzione di questa nobile figura, non l'intero impianto di questo sistema che mette al centro il cittadino e i suoi dati. L'importanza del regolamento è proprio il fatto di aver creato un sistema di protezione europeo che non fosse limitato ai singoli stati. Ora, il GDPR però cosa fa? Dedica alla figura del DPO tre articoli su 99 e un considerando su 173. Quindi andremo in sostanza a guardare varie slide e poche indicazioni soltanto su tre articoli, perché di questi tre articoli, in realtà, partendo dal regolamento, poi ci sono state tante tante indicazioni, prima da parte del WP29 e poi ovviamente da parte dei regolatori. Dunque, il GDPR cosa fa? La prima cosa, supera gli adempimenti obbligatori del vecchio codice privacy e consegna al titolare del trattamento un ruolo attivo nelle scelte che implicano la protezione dei dati personali. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di accountability, che è un termine inglese che tradotto in italiano significa responsabilizzazione. In realtà preferirei utilizzare la traduzione letterale che significa obbligo di rendere conto. Questo perché? Perché permette di avere una maggiore consapevolezza nel quello che ciò che si fa, ovvero devo rendere conto al garante, perciò quindi alla protezione, alla DPA, ovvero alla Data Protection Authority di ciascuno Stato, per il nostro caso devo rendere conto al garante di quello che faccio. Ecco perché. Come rendo conto? Per iscritto, ovvero ho un sistema all'interno, al mio interno, all'interno dell'azienda, dell'organizzazione, che permette di, come dire, dimostrare tutte le scelte che vengono fatte. La dimostrazione, per l'appunto, avviene attraverso procedure, documentazione, tutto quello che può essere comunque scritto e dimostrabile. Ora, processo di compliance a volte viene tradotto male, nel senso che ci sono persone, aziende, enti, che pensano che si risolva tutto con la nomina di un DPO. Ma in realtà cosa significa? Significa faccio un processo di autovalutazione, processo di compliance,
comprendo quali sono i dati personali che tratto sia all'interno che all'esterno e se ricorrono i presupposti vado a nominare un DPO. Allora, tra le slide che abbiamo scelto abbiamo i riferimenti in sostanza all'articolo 37, all'articolo 38 e all'articolo 39. Quindi che cosa ci diciamo? Cosa ci dice l'articolo 37? Che il DPO va designato soltanto se ricorrono alcuni casi, ovvero il trattamento che viene effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, le attività principali del titolare del trattamento possono essere in trattamenti che riguardano e che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, oppure nell'ipotesi in cui le attività del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali. Categorie particolari di dati personali sono i vecchi dati sensibili, ovviamente di dati oppure di dati relativi a condanne penali e reati. Cosa ci dice ancora l'articolo 37 e cosa ci riporta? Che il DPO ha delle qualità professionali in funzione delle quali viene designato e ha una conoscenza specifica della normativa. Può essere un dipendente oppure può essere un soggetto esterno che svolge i suoi compiti in base ad un contratto di servizi. Ora, l'articolo 38 cosa fa? Descrive la posizione del DPO. Che cosa dice quindi? Che il DPO deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, che il titolare deve fornirgli, il titolare o il responsabile del trattamento devono fornirgli le risorse necessarie per assolvere questi compiti e per mantenere la propria conoscenza specialistica. Importante che il DPO non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti che va a svolgere e che riferisca direttamente al vertice gerarchico. Dunque, ancora, gli interessati possono contattare direttamente il DPO, che il DPO è tenuto alla riservatezza, e poi nel caso in cui svolga altri compiti o funzioni non deve esserci un conflitto di interessi. Terza slide, quarto, è il considerando 97. Considerando 97 ci dice chi è il DPO. È una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo rispetto al livello interno del regolamento, che i responsabili, appunto, dipendenti o meno del titolare, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in misura indipendente. Ora, quindi chi è? Ritornando, una persona che ha una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche all'interno in materia di protezione dati personali, a livello all'interno dell'azienda e del rispetto quindi del regolamento all'interno dell'azienda. Ora, il livello necessario di conoscenza dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti e dai dati effettuati e dalla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare o dal responsabile del trattamento. Dunque, ancora, quali sono i compiti? I compiti sono informare e fornire consulenza. A chi? Al titolare, al responsabile del trattamento, ai dipendenti. Fornire un parere in merito alla valutazione di impatto, cooperare con le autorità di controllo, fungere da punto di contatto. Ora, che succede? Che se andiamo a prestare attenzione ai verbi indicati nella versione italiana, troviamo l'indicazione informare e fornire consulenza. Informare significa aggiornare il titolare del trattamento
spiegare quali possono essere le novità che impattano sullo specifico settore di attività, scrivere pareri, motivare suggerimenti, proposte, affinché le attività del titolare si orientino verso la compliance. Fornire consulenza, nella versione italiana, lo abbiamo tradotto in questo modo, ma il termine inglese è to advise. Ecco perché nella slide c'è to inform ed advise. Ora, traduzione letterale, quindi, che cosa significa? Significa consigliare. Di questo noi dobbiamo tenerlo presente, perché consigliare è diverso da fornire consulenza. Fornire consulenza apre al fatto che si possa generare confusione tra il ruolo del consulente in materia di protezione dei dati personali ed il ruolo del DPO. Le due figure dovrebbero mantenersi ben distinte, dal momento che il consulente fornisce un supporto al titolare del trattamento per eseguire le operazioni di adeguamento, mentre il DPO fornisce le indicazioni in merito alle attività da porre in essere. È un po' come se fosse una sorta di controllore in merito alle attività svolte all'interno dell'azienda. Lo stesso Considerando 97 cita il termine controllo in relazione al DPO. Cosa dice? Dice che il controllo del rispetto a livello interno del regolamento. Quindi, se c'è poi, tra l'altro, qualche profilo che può generare confusione in merito alla terminologia utilizzata, non vi è dubbio su un dettaglio di non poco conto, cioè il DPO informa e fornisce consulenza nei confronti dei dipendenti del titolare che svolgono trattamenti di dati personali. Normalmente i dipendenti di un'azienda non hanno la possibilità di rivolgersi direttamente al consulente del titolare. Il DPO invece supporta direttamente i dipendenti. Lo stesso garante, nel modello di comunicazione dei dati relativamente al designato DPO, chiede quali siano gli strumenti con cui il titolare comunica ai suoi dipendenti i dati di contatto del DPO. Ora, da questa serie di considerazioni andiamo poi a pensare a come il VP29 parla di questi tre articoli, in sostanza. Che cosa ci dice il VP29? Ci dice che i DPO non rispondono personalmente in caso di inosservanza del regolamento. Ci dice che l'onere di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dati ricade sul titolare del trattamento o sul responsabile del trattamento. Ci dice che poi, tranne quando sia evidente che un soggetto non sia tenuto a nominare un responsabile del trattamento, ci raccomanda di documentare le valutazioni compiute all'interno dell'azienda o dell'ente per stabilire se si applichi o meno l'obbligo di nomina di un DPO, così da poter dimostrare che l'analisi ha preso in esame correttamente i fattori pertinenti. Questa analisi fa parte della documentazione da produrre in base al principio di responsabilizzazione, quindi obbligo di dar conto. Ora, se si procede poi alla nomina di un DPO su base volontaria, troveranno applicazione i requisiti di cui agli articoli 37 a 39 per quanto riguarda la nomina stessa, come lo status e i compiti del DPO, esattamente come nel caso di una nomina obbligatoria. Ora, il VP29 cosa fa? Ci dà alcune indicazioni poi rispetto a quella che è la terminologia usata nel regolamento. E così, di cosa parliamo? Parliamo ad esempio delle attività principali. Cosa sono le attività principali? Le operazioni essenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal titolare o dal responsabile del trattamento. E così fornisce degli esempi. Attività principale di un ospedale è la prestazione di assistenza sanitaria, ma inevitabilmente ci sono le informazioni contenute nella cartella sanitaria di un paziente. Allo stesso modo, un'impresa di sicurezza privata cosa fa? Svolge un'attività di sorveglianza che
che è collegata al trattamento di dati personali. Nell'interpretazione, diciamo, autentica della norma, del regolamento, il WP29 poi parla della larga scala. Non è semplice spiegare questo concetto, perché dichiara in sostanza l'impossibilità di precisare quale possa essere la quantità di dati oggetto di trattamento o il numero degli interessati, in modo da coprire tutte le eventualità. Quindi cosa fa? Cerca di individuare dei criteri per stabilire quando si tratti di larga scala. E quali sono questi criteri combinati tra loro? Sono il numero di soggetti, il volume dei dati, la durata del trattamento e l'estensione geografica. Di sicuro cosa non è larga scala? Non è larga scala il trattamento dei dati relativi ai pazienti svolto da un singolo medico, e di sicuro non è il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati svolti da un singolo avvocato. Gli esempi che fornisce poi invece in senso positivo sono ancora più evidenti, insomma, e quindi ci permettono di capire come viene inteso il concetto di larga scala. È larga scala quando trattiamo dei dati relativi ai pazienti e nell'ambito di un ospedale, quindi il trattamento dei dati relativi svolto da un ospedale. È larga scala, ad esempio, il trattamento dei dati relativi ai clienti da parte di un'assicurazione oppure di una banca. Ancora è trattamento su larga scala da parte di un motore di ricerca per finalità di pubblicità comportamentale. Ancora, il termine monitoraggio regolare e sistematico, che cos'è? Dunque, il considerando 24 cosa fa riferimento? Fa riferimento al monitoraggio del comportamento degli interessati, quindi va a ricomprendere le forme di tracciamento e di profilazione. La nozione di monitoraggio, però, non deve trovare solo applicazione nell'ambiente online, ma, come dire, va anche a considerare, è uno degli esempi possibili di monitoraggio nel comportamento degli interessati. Regolare, che cosa vuol dire? Vuol dire che avviene in modo continuo, oppure che avviene con intervalli definiti, oppure ancora che viene ripetuto ad intervalli costanti. Stesso modo, sistematico, l'aggettivo sistematico, significa che avvenga per sistema o che sia predeterminato e organizzato o ancora metodico o svolto nell'ambito di una strategia. Alcuni esempi possono essere, sempre dati dalla P29, curare il funzionamento di una rete di comunicazione, di telecomunicazioni, attività di marketing basate sull'analisi dei dati raccolti, tracciamento dell'ubicazione da parte di app su dispositivi mobili, pubblicità comportamentale. Quindi, per quanto riguarda la nomina del DPO, l'articolo 37 non distingue tra titolari o responsabili del trattamento in termini di applicabilità, cioè chi soddisfa i criteri relativamente all'obbligatorietà della nomina, questi soggetti sono tenuti alla nomina per l'appunto del DPO. Ora, sempre nell'ambito dell'articolo 37, che cosa deve fare il DPO? Deve avere una conoscenza specialistica. La conoscenza specialistica non ha una definizione tassativa, ma va proporzionata alla sensibilità, complessità e quantità di dati sottoposti a trattamento. Perché ovviamente se c'è un trattamento che ha una particolare complessità oppure ha un numero notevole di dati particolari, il DPO probabilmente ha necessità di una conoscenza specialistica più elevata. Poi cosa deve conoscere? Deve conoscere la normativa e le prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, ovviamente una conoscenza approfondita del regolamento europeo,
ed è utile poi la conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa del titolare. La familiarità con le tecnologie informatiche, la sicurezza dei dati, la capacità di promuovere la cultura dei dati personali. Ora, le qualità personali. Oriana, scusa, su questo vorrei un attimo farti una domanda. Come noi stiamo esaminando appunto quali sono i casi in cui il soggetto, il titolare, no, del trattamento o il responsabile deve assumere o deve impiegare un DPO, ma visto dall'altro lato, cioè dal lato del DPO, di un potenziale DPO che deve avere appunto la conoscenza specialistica, no? Di cui nell'articolo 36, come ci si diventa in breve? Come si diventa DPO? Come si diventa DPO, esatto. Con lo studio, con la preparazione. Con le certificazioni di cui poi andremo a parlare, nel senso che il nostro garante ha detto che non sono sono orientative, ma non sono l'unico strumento per poter definire questo tipo di soggetto, perché ne parla ad esempio nelle indicazioni, nelle FAQ in ordine ai DPO nei soggetti pubblici. E quindi ci dice che le certificazioni sono qualcosa di, come dire, aggiuntivo, ma non sono l'unico strumento per individuare la capacità del soggetto. Quindi in sostanza il DPO deve essere una persona preparata che ha delle competenze trasversali, fondamentalmente. Tante capacità, anche dal punto di vista umano, perché fondamentalmente una delle cose più complicate è far comprendere al titolare del trattamento che certe cose, come dire, devono essere fatte in un certo modo nel rispetto della normativa. E quindi la sua posizione è una posizione abbastanza complicata. Gli stessi garanti dicono che non è giusto che debba stare il DPO tra l'incudine e il martello, però in sostanza è un po' quello che arriva ad essere poi fondamentalmente. Deve sapere. Dimmi. No, dicevo anche perché poi è lui che interagisce con il garante, anche se la responsabilità, come facevi notare prima, è del titolare, ovviamente, però poi di fatto l'interfaccia con l'autorità, no, di controllo è sempre il DPO. Sì, è il DPO, è il punto di contatto, e sì. Si preferisce, insomma, sia con i cittadini che con il garante, anche perché il DPO deve andare fondamentalmente a dare delle indicazioni al titolare del trattamento e è un po', come dire, il portavoce del garante in casa, fondamentalmente. Mm-hmm. Quindi, nel caso della pubblica amministrazione che citavi prima, sì. Come secondo te dovrebbe configurarsi il rapporto tra il DPO e invece un'altra figura cardine, no, della digitalizzazione della PA, che è il responsabile per la transizione digitale previsto dall'articolo 17 del CAD. È interessantissimo. Fondamentalmente c'è un fatto che tutti i passaggi devono essere sempre mediati dal titolare del trattamento, perché il DPO si rapporta al titolare e alla struttura organizzativa gerarchica massima del titolare. Quindi fondamentalmente se il titolare dispone che ci possa essere questo rapporto, come dire, si può creare qualcosa di molto molto positivo, perché il DPO dal canto suo deve essere aperto a tutta la parte digitale, deve avere conoscenze e competenze, quindi può dare anche, come dire, la sua visione, i suoi consigli affinché la transizione sia corretta e sia rispettosa della normativa. Il DPO chiaramente è sempre una persona fisica. Allora, no. 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 Il DPO può essere anche una società. Okay. Soltanto se viene individuata una società, poi bisogna determinare chi sia la persona fisica di riferimento. Cioè, il garante è chiaro, puoi scegliere, può essere un SRL tendenzialmente, quindi una società, ma deve essere ben individuata la persona di riferimento,
Quindi comunque poi alla fine c'è il riferimento a una persona fisica. Quindi è quella che poi risponderà al garante e, come dire, sarà il punto di contatto con il garante, tra il garante e il titolare. Poi ci sono i casi che vengono previsti sia dal VP29 sia dai garanti, stabiliscono ad esempio un team relativo al DPO, però tutto questo ovviamente dipende dal titolare del trattamento e dalla disponibilità economica che ha, perché poi fondamentalmente un conto è la gestione di un singolo soggetto, un conto è la gestione di un team. Questa sarebbe la condizione ottimale, ovviamente. Infatti, cosa si preferisce fare? Si preferisce, ad esempio, che il DPO abbia contatti all'interno dell'ente, dell'organizzazione, con la parte IT. Certo. Anche perché un IT che conosce, come dire, e che è consigliato dal DPO, riesce a regolarsi meglio e a, come dire, lavorare meglio dal punto di vista della sicurezza. Oggi si parla di data protection by default e by design, ma si parla anche di security by design, perché non c'è, come dire, sono una soluzione di continuità l'una con l'altra, non c'è una distinzione, anzi, come ti dicevo, anche io mi sono rimessa a studiare, vabbè che per fare questo lavoro hai capito che non si smette mai di studiare, anche la parte di sicurezza informatica, perché è necessario, insomma, avere competenze, come ti dicevo, trasversali, è fondamentale. E nella tua esperienza hai mai avuto episodi di attrito con l'IT, diciamo, da DPO? Esiste, c'è sempre collaborazione? Nella mia esperienza? Ti è mai capitato di avere un attrito, di avere una, quindi non una piena collaborazione con la parte IT, ma magari la percezione che per l'IT il ruolo del DPO sia quasi un peso, no? Lasciami passare il termine. Allora, devo fare una differenza. Come DPO sono fortunata, nel senso che sono in una struttura dove è ben cosciente il ruolo e l'importanza della parte informatica. Ho visto difficoltà con l'IT laddove sono consulente. Molte volte, non c'è... C'è proprio il tentativo di defilarsi o comunque di sfuggire alle domande, perché poi fare compliance che cosa significa? Significa partire a volte con una lista infinita di domande, individuando i soggetti nell'ambito dell'organizzazione e andare a capire letteralmente, quindi mettendo per iscritto, le cose che vengono fatte e come vengono fatte. Molte volte mi è capitato, sì, con gli IT di avere, come dire, un po' di difficoltà iniziali, però, sai, un po' di buona volontà, un po' di capacità di mediare aiutano ad essere più, come dire, aiutano sempre, insomma. Poi abbiamo detto che una delle qualità del DPO è che debba avere delle competenze trasversali, che debba essere in grado poi soprattutto di essere conciliante come persona. Ecco, quindi ci sforziamo di utilizzare queste capacità. Bene, bene. Ok, allora guarda, ti invito ad andare avanti con la presentazione, bene. Però ci tenevo a farti appunto queste domande. Grazie, grazie. Allora, e dicevo quindi, come quali sono le qualità, ecco, arrivando a questo, quali sono le qualità personali del DPO? Devono essere ovviamente una grande integrità, elevati standard deontologici, quindi fondamentalmente una figura che abbia un elevato standing, fondamentalmente. Ora, la funzione del DPO può essere esercitata sia come dipendente all'interno della struttura del titolare, ma anche sulla base di un contratto di servizi. E per favorire una corretta trasparenza organizzazione interna e prevenire conflitti di interessi che possono esserci all'interno di un team RPD,
è necessaria una chiara ripartizione dei compiti. Ora, nell'ambito dell'articolo 38, eccolo qua, allora, che cosa ci dice il DP29? Ci dice che il DPO deve essere coinvolto tempestivamente, quindi prima possibile, in ogni questione attinente alla protezione dei dati personali. Ora, assicurare il coinvolgimento immediato tramite la consultazione fin dall'inizio, quindi data protection by design. Ora, che cosa significa? Significa facilitare l'osservanza del regolamento e quindi rappresentare praticamente, dovrebbe essere questo, l'approccio standard all'interno della struttura del titolare. Quindi cosa significa? Significa che il DPO dovrebbe essere invitato a partecipare alle riunioni del management di alto livello, significa che il DPO deve essere consultato ogni volta che debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati personali e che il parere che possa esprimere riceva sempre la giusta considerazione. Ora, ci può essere il caso di disaccordo rispetto a ciò che ha proposto, consigliato il DPO, però che cosa significa? Nel caso in cui ci sia un disaccordo, è necessario documentare le motivazioni che hanno portato a una condotta difforme rispetto a quello che è stato proposto dal DPO. La stessa cosa nell'ambito in cui ci sia, nel caso in cui ci sia una violazione di dati personali, deve essere, come dire, contattato immediatamente. Ora, viene in sostanza consigliato di mettere in pratica una serie di procedure interne con cui la singola organizzazione possa avere contezza di quando consultare il DPO. Aggiungo io. Forse è meglio consultarlo per grosso modo tutte le questioni che impattano sui dati personali, è un valore aggiunto. Ora, la parte sempre dell'articolo 38, quando si parla di istruzioni, anzi di risorse necessarie per assolvere i compiti, per accedere ai dati personali e per mantenere la conoscenza specialistica, che cosa fa? Allora, permette di, si traduce dal punto di vista del WP29 in un supporto da parte del management dell'organizzazione alle funzioni del DPO, nel fatto di lasciare un tempo per l'espletamento dei compiti affidati al DPO e quindi si consiglia in sostanza di redigere un piano di lavoro, un supporto per quanto riguarda le risorse finanziarie e un accesso garantito ai vari servizi, quindi quantomeno alle risorse umane, all'ufficio giuridico, all'IT, alla sicurezza e poi il concetto di formazione permanente. Dunque, formazione permanente significa che il DPO deve avere la possibilità di curare il proprio aggiornamento con riguardo agli sviluppi nel settore di protezione dati e deve essere incoraggiato ad esempio a partecipare a corsi di formazione su materie attinenti alla protezione dati o altre occasioni di professionalizzazione. Dunque, importante è che la funzione di DPO venga svolta con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. Ora, dei compiti del DPO, quindi le azioni del DPO, i suoi compiti, si traducono fondamentalmente, secondo il WP29, nell'attuazione degli elementi essenziali del regolamento. E quindi, che cosa deve contribuire? Deve contribuire a verificare che siano rispettati i principi fondamentali del regolamento, siano rispettati i diritti degli interessati, sia rispettata la protezione dei dati fin dalla progettazione per impostazione predefinita,
vi siano ovviamente registri del trattamento, sia rispettata la sicurezza del trattamento e poi, nel caso di data breach, la notifica e la comunicazione delle violazioni. Ora, in base al 39, il DPO, al 39,2, il DPO deve considerare debitamente i rischi del trattamento. Quindi che cosa significa? Significa che deve concentrarsi sulle questioni che possono presentare maggiori rischi in termini di presentazione dei dati. Ora, questo che vuol dire? Vuol dire che non deve, ricevere istruzioni in ordine ai risultati attesi, ad esempio come condurre degli accertamenti, oppure se consultare o meno l'attività di controllo, e non deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dati personali. Se il titolare del trattamento e il responsabile assumono decisioni incompatibili con le istruzioni che ha dato o con le indicazioni che ha fornito il DPO, quest'ultimo deve avere la possibilità di manifestare il proprio dissenso, ovviamente però a livello più alto del management. Per svolgere un'azione di questo tipo viene comunque raccomandato sempre la redazione di una relazione annuale delle attività svolte dal DPO che possa essere proposta al vertice gerarchico. Il garante per la protezione dei dati personali italiano che cosa ha fatto? Sotto forma di FAQ ha dato una serie di indicazioni, quindi per, come dire, fugare ogni dubbio ha fornito degli esempi pratici per i soggetti dove, ricorrendone i presupposti, quindi i tre criteri utilizzati, e quindi escludendo il primo perché riguarda il settore pubblico, possono trattare dati e sono tenuti alla nomina del DPO. E cosa abbiamo? Soprattutto, prima di tutto, abbiamo le banche, le assicurazioni, i sistemi di informazione creditizia, le società di revisione, quelle di recupero crediti, gli istituti di vigilanza, tutto quello che è anche in ambito associativo, perché abbiamo partiti e movimenti politici, abbiamo sindacati, abbiamo patronati, CAF, tutte le società operanti nel settore delle utilities, quindi in sostanza società di distribuzione di energia elettrica, di gas, di telecomunicazioni. Quindi in sostanza tutti gli esempi dati si tratta di soggetti che hanno capacità di controllo e di verifica su mole, su grandi, grandi mole di dati. Quindi, come dire, fanno riferimento al concetto in sostanza della larga scala, in sostanza. Ora, sempre tra i compiti del DPO, si dice che non ci deve essere conflitto di interessi. Che cosa fa? Il garante fa un esempio pratico, consiglia di evitare di assegnare il ruolo di DPO a l'amministratore delegato, al membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, quindi ai soggetti con incarichi di alta direzione. Questo nell'ipotesi in cui si tratti di un DPO interno, come pure a dubbi in ordine alla direzione delle risorse umane, alla direzione marketing, perché sono soggetti che abitualmente trattano dati personali. Consiglia di valutare caso per caso funzioni specifiche, come ad esempio il responsabile della funzione legale che potrebbe essere candidato a svolgere attività di DPO. Ora, il settore pubblico, per quanto riguarda il settore pubblico, consiglia ad esempio che l'assegnazione e la designazione sia conferita a un dirigente o comunque a un funzionario che abbia un'elevata professionalità. Per quanto riguarda le certificazioni volontarie, come dicevo, queste possono rappresentare, secondo il garante, non equivalgono a un'abilitazione per lo svolgimento del ruolo del DPO, ma vengono riconosciute come valide per definire un percorso del DPO.
Se andiamo a considerare la certificazione di competenze in ordine alla 11, la norma UNI 11697, tra gli skill del DPO abbiamo tante competenze trasversali, come dicevo, la capacità di comunicare, la capacità di analisi, di controllo, di gestione del conflitto, l'idoneità alla negoziazione, quindi tutte azioni che consentano un rapporto ragionato col titolare del trattamento in ordine a tutte quelle che devono essere le funzioni svolte e alla compliance rispetto alla normativa. Ora, per andare a, come dire, completare le varie azioni che possono essere compiute dal DPO nell'esercizio delle sue funzioni, ci vengono in aiuto le linee guida che sono state scritte da alcuni garanti europei, tra cui quello italiano, prodotte nell'ambito del progetto T4 Data. Nell'ambito di questo progetto c'è la parte terza del manuale che elenca i compiti del DPO distinte per fasi, quindi è chiarissima nell'elencazione. Dà prima di tutto un compito preliminare, che è quello di delineare il contesto in cui opera il titolare. Quindi cosa significa? Attraverso discussioni approfondite con l'alta dirigenza, in cui sono, come dire, il DPO deve chiarire nel dettaglio quali sono le responsabilità delle diverse unità e dei diversi dipartimenti. E quindi deve comprendere poi con quale architettura di tecnologie interne ed esterne viene fatto e se questo comporta l'utilizzo di mezzi tecnologici esterni, uno tra tutti il cloud computing. Deve acquisire familiarità con i sistemi CT e deve andare a vedere se ci sono policy in azienda, ad esempio la policy per l'utilizzo di dispositivi portatili o mobili propri del personale, che è la cosiddetta bring your own device, oppure quali sono i computer e i dispositivi che vengono utilizzati e che possono essere spostati, possono andare da remoto, come dire, quali sono i software per la sicurezza che vengono utilizzati. Ora, questa è il contesto preliminare. Questa verifica preliminare in pratica si traduce poi nella fase iniziale di redazione del registro delle attività del trattamento. Ed infatti le operazioni relativamente alle attività da svolgere, a parte il compito preliminare, sono distinte in 15 azioni, 15 compiti, quindi molto ben delineati. Allora, da dove partiamo? Partiamo proprio dalla creazione del registro delle attività del trattamento. Perché? Allora, l'obbligo di mantenere il registro laddove ne ricorrano i presupposti è del titolare del trattamento, però nulla vieta al titolare di affidare questo compito al DPO, anche perché il registro è uno strumento che consente al DPO di adempiere gli obblighi di sorveglianza del regolamento, in quanto ci sono tutte le informazioni relative al trattamento di dati, al trasferimento degli stessi, all'utilizzo o al trasferimento ad altri soggetti, e quindi come tale c'è una mappatura chiara, molto precisa. Allo stesso modo, nel caso in cui venga tenuto questo, nel caso in cui il registro venga tenuto in qualità di titolare, nel caso in cui venga tenuto in qualità di responsabile, per ciascun trattamento occorre creare una voce separata per ciascun titolare con le informazioni sul responsabile, su eventuali subresponsabili di cui si avvale. Quindi, come dire, ci sono tante indicazioni di cui tener conto per far sì che, come dire, il registro venga strutturato e sia in sostanza un utile presidio per il DPO. Ora, il secondo compito in cosa consiste? Consiste nella verifica delle attività di trattamento dei dati personali. Cosa significa? Significa andare a vedere se sono rispettati il principio di finalità e di necessità,
se c'è, se ci sono trattamenti basati sul consenso, se i consensi sono effettivamente validi, oppure se ci sono invece altre basi giuridiche che consentano il trattamento. Se sono, come dire, se i dati sono necessari in relazione alle specifiche finalità del trattamento e quindi la loro qualità, come ad esempio l'accuratezza, la qualità o ancora la minimizzazione, nel caso in cui si possa fare in modo di, come dire, ridurre le informazioni necessarie relativamente a un singolo soggetto, oppure ancora le tecniche di pseudonimizzazione. Ora, tutto questo, quindi tutte le verifiche che possono essere fatte, come ad esempio ancora la verifica dei periodi della conservazione dei dati e in cui i dati possono essere conservati in forma identificabile, oppure tutta la parte relativa alla sicurezza tecnica, organizzativa, le limitazioni fisiche e tecniche all'accesso dei dati, la crittografia, i trasferimenti dei dati. Quindi questa è una fase di verifica molto complessa. Poi c'è la parte relativa alla valutazione dei rischi e per questa viene consigliato l'approccio seguito dall'ENISA. L'ENISA è l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza delle Reti e delle Informazioni, che nel 2018 ha scritto un testo che viene utilizzato relativamente alla valutazione dei rischi del trattamento, che consente di individuare per gradi, attraverso una valutazione del contesto, della comprensione dell'impatto sulle persone, della definizione delle minacce, consente ad arrivare a una definizione e a una valutazione del rischio. Ora, queste tecniche sono, come dire, scusa Floriana, credo che ci sia un attimo un problema. Non ti sentiamo più. Credo che tu abbia l'audio. Adesso? Sì, sì, perfetto. Perfetto. Ok, perfetto. Ho visto che c'era stato un problema con il microfono. Ok. Allora, dicevamo. Quindi un altro compito è quello della valutazione dei rischi relativamente al trattamento dei dati personali. Laddove il rischio è alto, cosa si fa? Si arriva a una DPIA, una Data Protection Impact Assessment, e questo è uno strumento che viene utilizzato dal titolare del trattamento, ma il titolare del trattamento deve coinvolgere il DPO, perché il DPO cosa deve fare? Deve vigilare sulla conduzione della DPIA e, come dire, deve dare consigli relativamente alla DPIA. Un altro tipo di azione è la ripetizione dei compiti, quindi una sorta di, come dire, un controllo della conformità in maniera continuativa. Questa parte mi fa pensare al ciclo di Deming fondamentalmente e al concetto del Plan, Do, Check, Act, che ci è stato insegnato in ambito di protezione dei dati personali, ossia pianifica, fai, controlla e agisci di conseguenza dopo il controllo, quindi risistema e riaggiusta il tiro ogni volta. Sempre tra i compiti del DPO, che cosa abbiamo? Abbiamo la parte relativa alla violazione dei dati personali, dei data breach, quindi se c'è stata una violazione, se ci sono le prove, se è possibile che si tratti di una violazione e se, come dire, quali sono le categorie di dati personali che possono essere stati interessati dalla violazione, le misure di contenimento attuate, le misure proposte e eventualmente la notifica all'autorità. Ora,
In questo caso, nell'ambito della relazione dei dati personali, abbiamo proprio l'obbligo di comunicazione dei dati anche del DPO, perché nella redazione delle informative il titolare del trattamento, se ha un DPO, è obbligato a dare quelli che sono i dati di contatto del DPO, ma non è necessario il nominativo, può darlo, ma non è obbligato. L'obbligo di dare il nominativo del DPO sorge nel caso di data breach e di comunicazione agli interessati. Continuando con i compiti, abbiamo sempre il DPO, secondo il testo scritto dai garanti, abbiamo i compiti di indagine. Nel caso in cui ritenga che uno specifico trattamento possa costituire una violazione del regolamento o delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, ha il dovere di riferire la questione all'autorità, quindi all'autorità garante competente. Poi c'è tutta la parte relativa alle funzioni di consulenza, quindi elaborare delle raccomandazioni per il miglioramento della protezione dei dati da parte dell'organizzazione, oppure modificare ed aggiornare prassi e politiche dell'ente alla luce dei nuovi strumenti giuridici, delle linee guida che sono state adottate. Ancora, sostenere e promuovere la data protection by design e by default, che include appunto la security by design e by default, direi, e le attività di trattamento devono essere sempre il risultato di un processo di concezione che copre l'intero ciclo di vita del progetto, perché devono essere chiara la parte della protezione delle persone e dei dati personali. Quindi il processo di concezione si basa su un approccio alla gestione dei rischi, per cui i beni da proteggere sono in realtà le persone di cui vengono trattati i dati, ed in particolar modo le libertà, i loro diritti fondamentali e poi a quel punto le misure per proteggere i dati. Ora, un altro compito ancora, ne restano altri 5, siamo al compito 10, consulenza e monitoraggio della conformità delle politiche di protezione dei dati e dei contratti tra titolari, contitolari, titolare responsabile, in quanto il DPO che facoltà ha? Quella di raccomandare delle modifiche alla documentazione esistente. Ancora, il coinvolgimento nei codici di condotta e nelle certificazioni e la cooperazione e la consultazione dell'autorità con l'autorità di protezione dei dati personali. Quindi è compito del titolare decidere se sottoscrivere un codice pertinente al settore in cui opera l'organizzazione, però sarebbe legittimo che un DPO raccomandasse un'azione di questo tipo. Il DPO potrebbe anche coadiuvare l'ottenimento della certificazione da parte dell'organizzazione, tuttavia però quando uno schema di certificazione si basi sulla valutazione di un soggetto terzo, il DPO in questo caso non può intervenire perché qui c'è un evidente conflitto di interessi. Ovviamente c'è il tema della cooperazione con l'autorità di protezione dati e i DPO sono dei ponti tra il titolare e l'autorità e, come dicevamo prima, non dovrebbero trovarsi tra l'incudine ed il martello. E il DPO ha sì il compito di rispondere alla richiesta della DPA, quindi dell'autorità, ma anche, come dire, può collaborare su sua richiesta, insomma, o per propria iniziativa. Ancora, la gestione delle richieste dell'interessato, che è un altro compito del DPO, che cosa ci dice? Ci dice che la richiesta, il reclamo, la denuncia possono essere gestiti dal DPO o dal personale interno sotto la supervisione del DPO in modo appropriato e senza favoritismi per l'organizzazione per cui il DPO lavora. E quindi il DPO a quel punto ha comunque il compito di scrivere o di esaminare la risposta all'interessato
facendo presente che nel caso in cui non sia soddisfatto ha sempre la facoltà di presentare il caso all'autorità garante. Ed ancora, i compiti di informazione e sensibilizzazione interna ed esterna, quindi cioè, che il DPO ovviamente deve informare i membri del personale dell'organizzazione e deve nello stesso tempo istruire il titolare e i membri, inclusi i responsabili di settore, sulle operazioni specifiche, sugli obblighi e sulle responsabilità e li formi al rispetto della normativa. La sensibilizzazione cosa permette? Permette un approccio preventivo efficace piuttosto che un controllo repressivo. E quindi le misure possono spingersi a includere l'elaborazione di note o circolari di informazione al personale o l'organizzazione di sessioni interne. Ricordiamo che la formazione e la promozione della formazione sono tra gli obblighi fondamentali delle attività che deve compiere il DPO. E quindi anche sessioni interne di formazione, sempre per creare, per sensibilizzare, per migliorare la consapevolezza sulla protezione dei dati e sui diritti degli interessati. Siamo all'ultimo compito ed è la pianificazione e il riesame delle attività del DPO. Quindi sarebbe opportuno che il DPO rediga una pianificazione annuale delle attività alla luce della tempistica necessaria per lo svolgimento di ciascun compito, ovviamente con un margine di flessibilità in caso di imprevisti. Ovviamente è sempre opportuna la revisione e l'aggiornamento periodico della pianificazione. Ora, venendo in conclusione alla parte relativa al DPO in ambito associativo, cosa vi posso dire? Vi posso dire che, se c'è un obbligo e quindi se ricorrono un monitoraggio su larga scala oppure abbiamo un trattamento di dati su larga scala che riguardi comunque trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili, come potrebbero essere minori, anziani, disabili, richiedenti asilo, insomma, persone che hanno una qualche, si trovano in una condizione di essere comunque definiti come soggetti vulnerabili, allora in questo caso sicuramente la nomina di un DPO diventa obbligatoria anche per un'associazione. Ora, il GDPR non contiene esenzioni per gli enti del terzo settore, e quindi anche questi devono adeguarsi alla normativa. Se la nomina però è volontaria, ovviamente valgono gli stessi obblighi, quindi tutte le regole che sono stabilite dagli articoli 37, 38 e 39. Dunque, interessante poi è il provvedimento del garante, quello del luglio 2019, che dà le prescrizioni relativamente al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo. Ovviamente sono comprese anche le chiese, le comunità religiose, le associazioni religiose, però in generale parliamo degli organismi di tipo associativo. Dunque, questo tipo di applicazioni si applicano poi ai partiti, ai movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati, alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, in sostanza al terzo settore. Si estendono anche alle fondazioni, alle cooperative, agli istituti scolastici e religiosi, però comunque il nostro fulcro è sempre quello associativo. E a che cosa si riferiscono? Gli interessati in questo caso saranno gli associati, i soci, e in maniera indispensabile per il perseguimento insomma delle finalità, i familiari, i conviventi, però fondamentalmente si tratta di soci e di associati, agli aderenti, ai sottoscrittori, ai sostenitori,
o comunque soggetti che hanno, come dire, contatti regolari con organizzazioni di tipo associativo o che hanno presentato una richiesta di adesione, così come i soggetti che ricoprono case, cariche sociali, o ancora i beneficiari, gli assistiti, i fruitori delle attività o i servizi prestati dall'associazione. Dunque, in questo caso, il trattamento dei dati particolari, quindi, può essere effettuato per il perseguimento di scopi determinati e legittimi che possono essere individuati dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal contratto collettivo, per il perseguimento di finalità di questo tipo, quindi culturali, religiose, politiche, sindacali. Ora, in questo caso, il trattamento può essere esercitato in che modo? Può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili. Qual è la caratteristica? Che i dati riferiti ai soggetti, quindi agli soci, gli associati, gli aderenti, possono essere comunicati anche agli altri associati, anche senza il consenso degli interessati. Però a quale condizione? Che la comunicazione sia prevista o dall'atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi legittimi e che le modalità di utilizzo siano rese note agli interessati quando viene rilasciata l'informativa. Quindi in sostanza un'azione che può essere compiuta purché ci sia stato in maniera preventiva il rispetto della normativa. La comunicazione poi di dati personali relativi agli associati all'esterno dell'ente può essere fatta soltanto con il consenso degli interessati, sempre previa informativa agli stessi, mentre nel caso in cui si tratti di, finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati, in questo caso possono essere comunicati alle autorità competenti. Ora, Roberto, io avrei finito la mia lunga presentazione. Io avrei tante domande, però non so quanto tempo hai tu. La prima è come cambia tutto questo, come si evolve la funzione del DPO in uno scenario in cui lo smart working comincia a prendere sempre più piede. In tanti scenari di questo tipo, perché per esempio c'è un tema che molte aziende stanno affrontando, un modello organizzativo che è basato sul fatto che il dipendente dell'azienda porti il suo device, no? Il famoso le politiche di bring your own device. Esatto, cosa esatto. Deve fare? Deve prepararsi, nel senso che nel momento in cui c'è questa transizione così forte dovuta a eventi esterni, bisogna dare indicazioni e prescrizioni relativamente all'utilizzo di strumenti, quindi magari sarebbe fantastico poter utilizzare delle VPN nel caso in cui ci siano dei device collegati alle strutture aziendali e soprattutto la redazione di politiche e quindi di policy scritte prima. Quindi documentazione da presentare, da concordare con il titolare del trattamento e da far conoscere ai dipendenti. Tutte le politiche, ad esempio quelle iniziali, dell'utilizzo di internet e posta elettronica, sembrano le procedure più scontate, ma sono obbligatorie in ambito aziendale e sono men che mai più utilissime e attuali in questo momento. Quindi un consiglio, un'attività è sempre la descrizione, la redazione di procedure compatibili ovviamente con l'attività aziendale. Sì, sicuramente anche da questo punto di vista la privacy l'attenzione alla privacy comincia a diventare, se vogliamo, un asset anche dal punto di vista organizzativo, no? Perché poi
tutto quello che riguarda appunto la protezione dei dati personali nei primi mesi dell'entrata in vigore del regolamento, la mia percezione è che in Italia è stato per lo più appunto visto come un peso, come un onere, no? Come la necessità di muoversi verso la compliance, ma senza nessun vantaggio, laddove invece ci stiamo accorgendo adesso che l'attenzione alla protezione è invece uno strumento che poi ha anche un impatto sull'organizzazione dell'azienda o dell'ente. O della non profit. E la prima cosa, appunto, la come dire, anche in termini di reputation. Sì, sì, certo. Quindi usiamo un termine, ecco, fondamentalmente avere, come dire, una organizzazione che sia conforme consente anche di avere una maggiore considerazione. Avere una maggiore considerazione significa, come dire, rappresentarsi meglio, anche perché tutto quello che riguarda l'attenzione e la cura rispetto ai dati, dei dati personali, è l'esempio proprio di quella che è un'attività che è svolta bene, quindi che ha dei processi che funzionano. Tu considera che l'attività del DPO o nell'altro caso del consulente è di prendere tutte le informazioni dell'azienda, di conoscerle dall'interno e di capire anche le procedure laddove o non ci sono, oppure se ci sono devono essere in qualche modo rese più semplici e più evidenti. Tutto questo comunque porta un beneficio all'azienda, in termini proprio di eliminare inutili ripetizioni. Che so, a volte vedo dati che fanno dei giri assurdi perché non c'è una procedura lineare semplice. E quindi fare procedure chiare che possano essere concordate anche con il personale dipendente, quindi non solo date di imperio, come dire, ma ragionate rispetto alle azioni che vengono compiute effettivamente, permettono di migliorare le attività in generale. Quindi attenzione alla privacy significa attenzione ai processi e quindi un impatto positivo poi sull'organizzazione e sull'efficienza stessa dell'organizzazione. E invece passiamo a un piano completamente diverso, il piano dell'attenzione ai dati da un punto di vista geopolitico. Si parlava prima di iniziare, no, della sentenza della Corte di Giustizia Europea a proposito del privacy shield. Vogliamo dire in pochissimo, io sempre ovviamente per non rubarti troppo tempo, però brevemente di cosa si tratta e come questo poi cambia completamente gli assetti. Li ha cambiati? Tant'è che stiamo studiando, come dire, tutti gli effetti della sentenza, cioè l'European Data Protection Board che ha dato delle prime indicazioni. Allora, fondamentalmente, fino a luglio del 2020 si considerava il trasferimento di dati legittimo sulla base della Privacy Shield perché la Commissione Europea aveva riconosciuto una decisione di adeguatezza. Decisione di adeguatezza è uno dei poteri che il regolamento riconosce alla Commissione Europea. Però che cosa è successo? Che la Corte Europea ha dichiarato per un caso specifico e da quel caso specifico per tutti i trasferimenti di non considerare valido il trasferimento all'estero nel caso di, come dire, con riferimento al Privacy Shield, perché devono essere considerati non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della sicurezza dei dati personali in ordine all'ingerenza che può avere lo Stato ricevente sui dati personali. Che significa? Significa che, come dire, laddove i dati vengono trasferiti in un posto dove su una semplice verifica possono essere comunque in qualche modo intercettati, verificati, controllati,
non si ha lo stesso livello di protezione e di adeguamento che si ha nell'ambito dell'Unione Europea. Ora, come ti dicevo prima, ho avuto il piacere e la fortuna di assistere a un discorso fatto dal precedente garante spagnolo, credo che si troverà tranquillamente, insomma, anche su YouTube molto probabilmente, con cui veniva, spiegava e metteva in risalto una cosa fondamentale, cioè il fatto che, come dire, è soprattutto una questione geopolitica, perché è un riprendersi da parte dell'Europa di un punto molto importante, che è quello relativo come dire, la raccolta dei dati. Fino a luglio avevamo, di chi ci servivamo fondamentalmente? Delle strutture oltre oceano, negli Stati Uniti, che raccolgono grandi mole di dati, i grandi database. L'idea è di poter costruire, a quanto sembra, un database europeo in cui noi possiamo conservare le nostre informazioni. Tutto questo in che cosa si traduce? Di un lavoro immane per EDPO, fondamentalmente, perché in questo momento, per trasferire i dati all'estero, dalle indicazioni che abbiamo ricevuto, la cosa più sembra più sicura è poter utilizzare delle clausole contrattuali standard. Quindi uno strumento che è stato riconosciuto valido, con cui si stabilisce come vengono trattati i dati, ma siamo tuttora in attesa di avere, come dire, informazioni maggiori. La cosa più complessa, io sono in un po' di chat con un po' di colleghi, consulenti e DPO, la cosa più complessa in questo momento è ricevere informazioni da chi gestisce i nostri dati. Ci sono alcuni che rispondono immediatamente dicendo che si sono attivati, che come dire, hanno messo a disposizione, c'è Microsoft ad esempio che ha messo a disposizione, aveva già fatto per gli utenti europei server dislocati soltanto in Europa, senza trasmissione di dati negli States. Però, come dire, c'è bisogno di un po' di tempo e di avere indicazioni ulteriori per sapere quali siano le azioni più sicure. In questo momento l'unica è l'adesione a clausole contrattuali standard. Poi vedremo che cosa ci verrà consigliato, che cosa ci verrà detto, cosa potremo fare, insomma, fondamentalmente. Poi su tutto questo tema potremmo aprire un altro discorso, no? Perché è anche un modo da parte dell'Unione Europea di ribadire, no, la propria sovranità digitale, se vogliamo. Certo, e forse neanche così sbagliato, eh. Ci siamo sempre rivolti all'estero, certo che, come dire, ha creato non poco scompiglio, ecco. E che non abbiamo, probabilmente internamente non abbiamo però le capacità tecnologiche per fare a meno di soggetti non europei al momento. Abbiamo bisogno di tempo, questo è il Sì. problema. Abbiamo bisogno di tempo, e quindi in sostanza adesso cosa si farà? Troveranno una soluzione intermedia? Immagino non si possa fare diversamente, insomma. Ci daranno indicazioni nuove. Sulla sovranità digitale poi faremo una puntata a parte. E ovviamente, se avremo l'onore di averti di nuovo, possiamo parlarne. Invece, giusto per chiudere, volevo uno spunto invece sul tuo progetto, quello a cui accennavamo all'inizio, il secureyourdata.io, Sì. perché tra l'altro proprio oggi leggevo un tuo articolo sul legittimo interesse, no? Insomma, Allora, in credo realtà. che può far piacere a chi ci ascolta sapere cos'è non il legittimo interesse, ma il tuo progetto, il vostro progetto. Allora, SecureData nasce dall'idea di fare un po' di divulgazione in ambito sicurezza informatica, divulgazione però magari per i non addetti ai lavori. Perché fondamentalmente in ambito sicurezza o abbiamo il livello elevatissimo e quindi le grandi competenze e tematiche che ai più sono ignote, oppure c'è troppo poco, quindi c'è troppa poca divulgazione.
Allora, da qui l'idea di cominciare a parlare di temi che riguardano la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali. E in realtà il tema relativamente ai cookie e al legittimo interesse è stato un po' il tema, come ti dicevo, insomma, il sito e come abbiamo ho visto, insomma, indicato nella mia bio, il sito ovviamente è davvero, è appena nato fondamentalmente, quindi siamo ai primi articoli che stiamo scrivendo. Ho cominciato in realtà facendo una cosa molto semplice, e cioè mi sono scritta la nostra cookie policy. Per scrivere la nostra cookie policy mi sono resa conto, cioè, le ho sempre scritte le cookie policy, però quando scrivi la tua ti assicuro che l'attenzione è massima, perché se sbagli su un sito che fa sicurezza non fai una bellissima figura, quindi, come dire, presti un'attenzione maggiore. E ho cominciato quindi dalla scrittura della cookie policy, e da lì mi è venuta l'idea del primo articolo, del come scrivere una cookie policy in maniera corretta, nel senso che non devi soltanto affidarti a indicazioni generiche, ma devi andare a vedere anche quali sono i cookie nel tuo sito, quindi devi fare un'attività di progettazione, come dicevamo prima. Security A noi servirebbe, perché quella del nostro sito al momento non è perfetta, devo dire. Vabbè, la aggiustiamo, non c'è problema. No, non lo so. Quindi non voglio esprimermi assolutamente, se c'è bisogno si aggiusta comunque, e poi questo è il bello di fare queste cose, cioè del vedere e dell'andare a porre rimedio, rendersi conto e studiare, trovare soluzioni. Che è successo? Che quindi il tema dei cookies mi aveva, come dire, preso particolarmente, avevo scritto questo primo articolo. Poi a un certo punto, nell'arco dell'ultimo paio di mesi, c'è stato un incremento incredibile di nuovi modi di utilizzare i cookie. Allora, io che sono ovviamente una paranoica rispetto a questo tipo di attività, nel senso che faccio il mio lavoro, ma lo faccio perché fondamentalmente ci tengo alla protezione dei miei personali dati. Quindi cosa succede? Che con un po' di conoscenze mi sono messa, anzi no, perdonatemi, non è questione di conoscenze, con un po' di impegno mi sono cimentata più volte nella lettura delle basi giuridiche sui cookie che trovo adesso. Cosa succede? Che c'è questa diffusione di legittimo interesse per l'utilizzo dei cookie, ma come se non bastasse, c'è un flag che tu trovi relativamente alla spunta sul legittimo interesse che la persona può togliere. Quindi cosa succede? Io che ho una media conoscenza del sistema, apro la mia bella paginina, mi trovo il cookie wall e già c'è da dire una cosa, che ci sono indicazioni dell'European Data Protection Board di maggio di quest'anno che ci dicono che i cookie wall non dovrebbero essere utilizzati, nel senso che nel momento in cui un cookie wall mi impedisce l'accesso ad un sito, non è una cosa corretta. Quindi già è una prima cosa. E già ci troviamo un cookie wall davanti che mi impedisce la visualizzazione, per cui io devo flaggare, accetta tutto. Oppure trovi l'indicazione, trovi più opzioni. Se tu clicchi su trovi più opzioni, vedi più, insomma, qualcosa che ti permette di fare ulteriori verifiche che non sia l'accetta tutto, trovi su molti siti la presenza di questo interesse legittimo. Ma fin qua, insomma, io ti dico, come dire, faccio ben attenzione se dovessi essere io dalla parte del consulente di chi utilizza un sito e mette il legittimo interesse come base valida per i cookies, laddove un cookie dovrebbe ricevere un consenso per poter essere installato, quindi questo legittimo interesse già mi suona strano. Ma la cosa che mi ritrovo che sia ancora più strana è il fatto che ci sia la possibilità di defleggare il legittimo interesse. Quindi, come dire, è come se su il legittimo interesse che è stato dichiarato dal titolare del trattamento arrivo io interessata e metto il consenso oppure tolgo il consenso. E a me sembra come pratica abbastanza strana, infatti alla fine consigliavo di, cioè,
esortavo un intervento da parte del garante, perché mi sembra, come dire, una costruzione su più strati che non ha molto senso. Il regolamento ci dice che le basi giuridiche sono 6, da lì non si scappa. Quindi se c'è come base giuridica l'interesse legittimo, significa che il titolare ha fatto una valutazione interna e un bilanciamento degli interessi tra il proprio e quelli dei controinteressati. Qui invece ci troviamo a un consenso sovrapposto su un interesse legittimo. Sì. È strana. È come se l'interessato facesse poi la sua valutazione in merito alla base giuridica, che ha poco senso. E poi, tra l'altro, come dire, io che sono abbastanza perniciosa mi metto a perdere tempo e defleggo, ma un altro normalmente che fa? Accetta tutto e si trova profilato, perché poi la cosa più bella è che se tu vai a guardare su siti di questo tipo ti trovi profilati da tutte le parti del mondo. Quindi, come dire, sì, informazioni generiche che vengono relativamente a una persona che vengono trasferite ovunque, moltiplicala per n persone, per n siti web che utilizzano questa pratica e ti accorgi che forse qualcosa che non è proprio così chiaro, cioè, ecco. Bene, io non voglio rubarti più tempo, Floriana, sei stata veramente gentile a concederci questi altri 25 minuti. E, speriamo poi di riaverti ancora in qualche altra puntata, perché poi continueremo a parlare di privacy. Insieme chiaramente ad altri temi, tra cui quello della conservazione documentale. E, infatti, a questo proposito volevo invitarti al webinar che terremo questo mercoledì alle 21 con Gaetano Bruno sulle nuove linee guida AGID sulla conservazione documentale. In realtà poi parleremo anche di altro, parleremo della circolazione di dati in senso più ampio, però il focus poi della discussione è quello. Quindi, avvocato Floriana Tagliaferro, grazie di essere stata con noi stasera. Grazie a tutti. Grazie. Molto interesse. Buona serata. Ciao, buona serata. Ciao.